che aveva organizzato la carovana antifascista del Donbass. Grazie. Cari compagni, la nostra attività non ci permette di essere presenti fisicamente in questa sala, ma ringraziamo per l'invito a questa iniziativa, riteniamo molto importante. Vediamo che la NATO sia nei mezzi, ma forza dell'ordine a disposizione degli interessi dei diritti, dei potenti. E per questo riteniamo fondamentale l'uscita delle carte della NATO. Scusate per l'emozione. Esercitazioni militari del Patto Atlantico, così come l'acquisto di F-35 e altro armamentario, è solo uno spreco di denaro, in un paese dove la scuola pubblica è distrutta, la sanità è senza fondi e le tasse colpiscono soprattutto i lavoratori indipendenti. Come Banda Passotti abbiamo organizzato in maniera collegiale due carovane antifasciste a sostegno del Donbass e stiamo lavorando affinché vada a buon fine anche la terza. Abbiamo deciso di portare la nostra solidarietà attiva, spinti dal nostro spirito internazionalista, di solidarietà tra i popoli e le classi subalterne di diversi paesi. Non è un caso che sono stati i minatori i primi a prendere le armi e a contrastare sul campo l'avanzata destra della NATO in Ucraina, sostenuti dagli occidenti imperialisti. Per questo condividiamo con voi che la guerra è innanzitutto contro i lavoratori. Saluti operai comunisti, Banda Passotti. No, passerà. Circa i temi che ho annunciato prima, perché il suo era un punto di vista che abbiamo cercato di inserire in questa serata e adesso capirete il perché. Allora, il titolo del convegno è che la guerra è le porte.
papà non c'è. Noi possiamo venirci, mangiare, bere, dormire, lavarci, andare a lavorare perché non ci piove un po' sulla testa, cosa che invece facciamo piovere sulle teste degli altri purtroppo. Io, venendo qui in Corriera, come anche a voi, per pullman da Roma, oggi ho ricevuto varie telefonate perché domani c'è la manifestazione a Napoli contro le manovre della NATO. Ho ricevuto varie telefonate che appunto riguardavano guerra, NATO, eccetera, e poi mi sono scusata anche con la mia vicina di Sedile, come si chiama, sì, con la mia vicina di posto perché appunto l'avevo disturbata. E lei mi ha detto no, nessun disturbo perché ho sentito tutte cose giuste. Con una persona che io non conoscevo, quindi ecco, l'opposizione alla guerra è sana, ovvia, spontanea, la guerra è solo crimine, cioè tutti lo sanno, senza la guerra tutto è possibile, quando dentro la guerra niente è più possibile, però questo non si traduce in azione, quindi tanti discorsi, tanti testi, ma non si fanno scioperi, tranne piccoli sindacati, dal 91 non c'è stato nessuno sciopero generale contro le guerre. Le manifestazioni sono state sempre cose di un giorno e quindi non servono le manifestazioni di un giorno perché i politici sanno che poi quando andiamo a votare non voteremo sulla base del fatto se hanno fatto le guerre o no. Dal 91 si sono succeduti politici di destra e sinistra, entrambi hanno fatto le guerre, destra e sinistra tra virgolette, soprattutto la seconda, entrambi hanno fatto le guerre, ma al momento di votare nessuno li ha puniti. Com'è che non li abbiamo puniti? Bisognava punirli. Quindi per tutte queste ragioni nessun ministro si è dimesso, almeno non in Italia, all'estero qualcuno, sì, qualche ministro dimissionario per guerra c'è stato e andrebbero veramente ringraziati, a partire da Chirac nel 91 in Francia. E allora perché? Perché questa inerzia che poi si è accentuata negli ultimi anni? Perché si va per strada, scusate se leggo, ma così la faccio più rapida perché mi sento già. Perché si va per strada per una questione di salario o per altre cose, anche giuste, e per quello che dovrebbe essere la fonte maggiore di indignazione, cioè il fatto che il nostro paese fa una guerra ad altri popoli, non scendiamo massicciamente a milioni e milioni e milioni perché si stanno distruggendo i diritti vitali, no? Perché non si fanno manifestazioni contro il fatto che abbiamo questa emergenza climatica, l'aveva una spada di Damocle proprio, e il settore militare contribuisce moltissimo all'effetto serra, le emissioni armate, come le chiamo io, sono rilevantissime e tutti se ne... E tutti ignorano questo. Perché tutto questo? Io spiego la cosa in parte con una mancanza di empatia con le vittime. Le vittime sono lontane, va bene, arrivano i migranti, ma non si fa, come c'è stato detto prima, il collegamento tra questo fenomeno e il perché, e quindi le guerre che sono a monte. Quindi diciamo le vittime sono lontane. A volte c'è anche un po' di razzismo perché sono popoli altri, ma mettiamo che sia un aspetto che non è rilevante, perché poi in Jugoslavia troviamo differenti come noi. E poi c'è un'altra ragione, la disinformazione, la propaganda mediatica, e poi il fatto che i governi, le organizzazioni internazionali tipo la NATO e i media non fanno vedere il vero volto della guerra. Abbiamo citato prima i testimoni sleali. I testimoni sleali io li ho visti in azione quando mi sono trovata in Iran nel 2003, in Libia nel 2011 e